per commentare questa sconfitta beffarda, Zeman, per come è arrivata, che idea si è fatto della partita? Vabbè, penso noi insieme era una buona partita, magari ogni tanto troppo dura per essere calcio, poi il risultato dipende da chi fa gol. Noi abbiamo fatto 8 gol, abbiamo sbagliato di gol, abbiamo preso palo, penso che Pizzari non ha fatto una parata, abbiamo fatto bene. Però vince chi fa gol. Zeman, è un peccato per Di Pasquale, perché forse si era rivisto il Di Pasquale che conosceva lei, ha fatto 90 minuti praticamente perfetti in coppia con Brosco. Ha fatto bene oggi, sì. È un peccato grande. Peccato per il risultato, perché penso che meritavamo di più, però ripeto, chi fa gol vince, hanno fatto loro. La partita. L'abbiamo fatto noi, però ne ha portato sbagliato. La partita, prima mezz'ora dove il Perugia vi ha messo comunque in difficoltà, anche se alla fine Plizzari è stato inoperoso. Poi il Pescara si è svegliato intorno al minuto 35, a Cornero ha impegnato in tuffo ad Amonis, la traversa di De Marco e il rigore sbagliato in modo un po' troppo goffo da Vergani. Sì, ma in partenza bisogna prendere riferimenti, abbiamo perso tanto tempo, per già dall'inizio qualche attacco l'abbiamo fatto, purtroppo senza successo. Perugia è buona squadra, quello non si discuta, però noi potevamo fare meglio. Senta, un suo giudizio su Vergani, perché comunque nella prima mezz'ora forse era anche uno dei pochi che si era salvato per impegno, per corsa e per come cercava di costruire. Poi il rigore sbagliato in maniera un po' troppo sufficiente, soprattutto il brutto gesto fatto alla sua tifoseria quando è uscito. Non ho visto il gesto, il rigore sbagliato sicuramente è brutta cosa per noi, lui di solito tira forte, questa volta penso che ha cambiato, non so perché, però ha fatto bene quell'inizio della partita, l'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato quasi sempre. L'ultima da parte mia, se ha un rammarico al di là dell'episodio, questa sera qual è, Zeman? Che abbiamo perso la partita, che secondo me la squadra non meritava di perdere. Studio una domanda di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi. Eh sì, un po' la sintesi che abbiamo fatto noi, sconfitta beffarda immeritata. Fabio, una domanda no, per Zeman. Volevo chiedere al mister se è d'accordo con me sul fatto che oggi forse D'Agasso ha sofferto un po' la marcatura quasi a uomo nel primo tempo soprattutto e abbia fatto la partita meno bella da quando gioca col Pescara. Chiede Fabio Serraresi se è d'accordo sul fatto che D'Agasso abbia un po' sofferto la marcatura uomo che ha avuto all'inizio ed è stata forse la partita meno bella da quando veste la maglia del Pescara. Non credo che era problema lì, lui doveva trovare posizione, io non lo volevo far salire troppo da dietro e l'ha fatto. Faccio l'ultima e salutiamo Zeman, è un neo di questa partita, le troppe palle perse anche in orizzontale concedendo opportunità al Perugia, anche quel lancio di 40 metri di Squizzato che alla fine ha iniziato l'azione finale. Si sbaglia nel calcio, poi ripeto, dico alla squadra che la palla deve andare su, ogni tanto noi la giochiamo dietro l'orizzontale, a me non piace ma si vede che non trovano altra soluzione.